Da oltre 30 anni si parlava di quest'impresa. Le prime sfide al tetro scoglio di Scilla e ai malevoli gorghi di Cariddi per attraversare lo stretto di Messina con una linea elettrica risalgono al 1921, quando il completamento dei primi impianti silani mise in maggiore evidenza lo squilibrio tra la povertà idrografica dell'isola e la relativa ricchezza di acque del continente. Oggi l'impresa è compiuta, l'intera Sicilia è notevolmente arricchita di preziosa energia. 90.000 kW trasportati in un anno attraverso questo ponte d'acciaio sono il migliore attestato di una intelligente operosità.